Mi ha fatto un po' ridere quel corpo a corpo di Renzi, no? Col centrodestra. Stanno abbracciando, Mi cioè, in pare questo più corpo a sesso corpo. che lotta, Più diciamo, quel sesso che corpo a lotta, corpo. hai capito? Ma Mussolini è indignata dal sesso col no, PD. perché Sesso diciamo, con la Renzi, riforma bravo Renzi. costituzionale, quella poi bocciata dal popolo italiano, fu avviata da un caloroso incontro con Berlusconi al Nazareno da parte di Renzi. La legge elettorale l'hanno fatta di perfetta intesa con la Lega e con Forza Italia. Tra l'altro, questa legge elettorale è stata fatta esattamente da protagonisti che hanno fatte già due. La Calderoli, il Porcellum e poi l'Italicum, giudicate incostituzionali entrambe dalla Corte Costituzionale. Gli stessi sono messi d'accordo per questa legge. Avrei da dire anche a proposito del corpo a corpo che, insomma, articolo 18 abolito, ci ha tentato Berlusconi, ha realizzato il PD, La l'abolizione dell'IMU per le case più di prima pregio casa, era un punto del insomma, uno programma strano di corpo a corpo, Berlusconi. dice Mussi. Però scusa Fabio, posso? Sì, ma Sì, siccome anch'io ho un affetto ed una stima smisurata per Fabio Mussi, non litigheremo e quindi analizzeremo. Ma una domanda mi viene semplice, e per quello che ho fatto riferimento ai collegi uninominali del 96. Mettiamo che in un collegio uninominale di Vattelapesca 1, nelle prossime elezioni in primavera in Italia, ci sia una candidatura, perché a quello spingono i collegi uninominali, ci sia una candidatura di Fiano per il PD più i suoi alleati e nel centrodestra di un'altra persona, di Matteo Salvini. La mia, Fa, Mussolini, la o mia. Mussolini, Piano o Mussolini, mi Mussolini. metto dopo la popcorn a vedere la Sì, campagna ma elettorale. va bene, non importa. Un nome riconoscibile del centrodestra. No, ma è una domanda vera. Sì.